progetto in NMP nasce dall'esigenza che abbiamo avuto di gestire il sovrappeso e l'obesità con una nuova modalità, ossia transculturale. Nel 2015 la Società Italiana di Pediatria ha divulgato una piramide della dieta mediterranea che fosse declinata sulle abitudini alimentari delle diverse popolazioni. Prendendo spunto da questo, abbiamo cercato di coinvolgere anche i mediatori culturali in modo da trasportare queste cognizioni in termini di alimentazioni alle comunità, alle popolazioni a cui loro appartengono. E ci siamo resi conto che ormai i canali non sono più soltanto quello del libro oppure delle lezioni frontali sulla sana alimentazione, quindi abbiamo incluso anche la realizzazione di un'app che valuti quali sono i consumi delle diverse categorie di alimenti, in particolare anche della frutta e della verdura, in queste popolazioni, perché il rischio spesso è quello di venire dalla propria regione di provenienza e adeguarsi a quelli che sono gli stili di vita occidentali che hanno un'alimentazione ricca in zuccheri e in grassi. Invece quello che vogliamo è promuovere la sana alimentazione, consumando frutta e verdura almeno 5 porzioni al giorno e cercando di migliorare anche quello che è l'attività fisica e ridurre la sedentarietà. Questa app, che sarà pronta da inizio gennaio, include un diario, quindi un punto di partenza, per i soggetti che vogliono intraprendere questo progetto e poi fornirà ogni giorno, tramite un virtual coach, dei suggerimenti per migliorare e raggiungere dei goal. Che possono essere dei goal step by step, quindi non delle cose molto difficili da raggiungere. Ho fatto un po' pure, secondo me. Come sta reagendo diciamo, le persone coinvolte nella ricerca, cioè gli utenti, quindi famiglie e bambini? Sì, quello che abbiamo cercato di fare è stato anche di coinvolgerli nelle palestre aperte dalla WISP, quindi un'attività fisica che sia alla portata di tutti, e quindi abbiamo proposto questo progetto alle pazienti che già abbiamo in carico in ambulatorio. C'è da dire che all'inizio delle attività che ha un bambino al giorno d'oggi sono molte, dalla musica a già attività fisica strutturata che fanno, però è stato ben recepito. E anche se allo stato attuale non abbiamo ancora molti iscritti a questa attività della WISP. Invece, accanto al consulto nutrizionale che facciamo normalmente, l'offrire anche attraverso i mediatori una declinazione della piramide transculturale, e questo è stato molto ben accolto e è stato visto come il tentativo di avvicinarsi alle tradizioni che queste popolazioni portano e non tanto invece di imporre dei dettami sulla sana alimentazione di tipo occidentale. Dottor Franceschi, ci sono delle malattie che sono caratterizzate da una provenienza etnica, per esempio una maggiore incidenza di diabete in determinati gruppi etnici o in determinate provenienze, nazionali? Sì, sappiamo che soprattutto il Sud America sono delle popolazioni che tendono, una volta giunte qua, a diventare maggiormente sovrappeso obese, ma soprattutto anche a sviluppare diabete tipo 2. E per quanto riguarda la predisposizione all'obesità, spesso è tipica anche di altre popolazioni, come quelle anche asiatiche o africane, probabilmente perché hanno una genetica conservatrice che negli anni ha permesso loro di sopravvivere anche a periodi di carestia. Per quanto riguarda invece la predisposizione al diabete, non sappiamo bene le cause per cui i sudamericani siano più predisposti a questo, però è un dato di fatto. C'è da dire che l'incidenza di diabete tipo 2 in adolescenza nella nostra regione, per fortuna, si riduce ancora a dei numeri, in età pediatrica, sto parlando, che si possono contare sulle dita di una mano, ma se guardiamo il modello degli Stati Uniti, dove gli stili di vita con un'alimentazione ipercalorica ricca in zuccheri e grassi sono all'ordine del giorno, là hanno un'incidenza di diabete tipo 2 anche in età pediatrica veramente importante.